Ferrari, Prison, pressing molto alto della Verona, sbaglia rinvio Prison, occhio Alfredson, profondità per Ferrari, la sponda, pallone alzato, si inserisce in area di rigore, prova a calciare, mette in porta il gol del vantaggio, Juanito Gomez, Verona 1, Vicenza 0, ha segnato Juanito Gomez, su azione nata da un errore in disimpegno del portiere Prison, esplode il Bentegodi, 18.000 tifosi in festa. Il Verona al momento sale a quota 60 punti, 1-0 Juanito Gomez, rivediamo la parte finale dell'azione, il pallone per Juanito Gomez che si coordina e batte sul primo palo Prison, l'azione però nasce da un errato rinvio del portiere Prison, non so se abbiamo la possibilità di vedere poi con calma l'errore del portiere che ha sbagliato il disimpegno ed è da quell'errore che nasce l'azione di Alfredson e poi l'assist per Juanito Gomez. Brutto disimpegno di Prison che di fatto concede al Verona l'azione dell'1-0 e adesso si complica il guardaline lato tribuna. Calcio d'angolo in secondo della partita a favore del Verona. Pallone forte sul primo palo, Vischia, deviazione gol, ha raddoppiato Abate, Abate per il 2-0, Verona 2, Vicenza 0 al 24esimo. Sugli sviluppi del calcio d'angolo dopo la grande parata di Prison arriva il punto del 2-0, ammutoliti 500 tifosi giunti da Vicenza, impazziti invece i 18.000 del Bentegodi, 2-0 rivediamo. Sul secondo palo sbuca Abate, niente da fare per il portiere Prison e poi Abate va sotto i distinti per la dedica di questo gol importantissimo. Al 24esimo dunque, il gol del 2-0, in 5 minuti, un 1-2 micidiale del Verona, 19esimo Gomez, 24esimo Abate. 5 minuti letali per il Vicenza, peraltro pochi secondi prima del 2-0 c'era stata una grande parata di Prison che aveva detto di no al tiro di Gomez mettendo in calcio d'angolo. Ma sugli sviluppi del corner, comunque il Verona è riuscito a segnare. Calcio di punizione. Intanto la curva del Verona è veramente inarrestabile adesso. Considerano già chiusa la partita, direi che non è affatto discutibile con oggi. Chiaro che in questo momento è un Verona che veramente vola verso almeno il playoff, se non la promozione diretta, lì bisogna vedere che cosa sapranno fare Torino e Pescara. Rimesso con le mani per il Verona, in corso il secondo minuto, anzi il terzo minuto ormai di recupero, terzo minuto di recupero, l'ultimo, rimesso con le mani di Abate, tocco indietro, già partita dunque la festa per i tifosi scaligeri che si preparano ad affrontare sabato prossimo la trasferta di Nocera contro la Nocerina, si torna al sud, si torna vicino a Salerno. Una trasferta di dolci ricordi per la tifoseria della Verona che proprio lì a Salerno l'anno scorso festeggiò il ritorno in B. Sabato saranno a Nocera, vedremo il Verona che cosa riuscirà a fare contro la Nocerina. È finita Verona-Vicenza, si chiude 2-0 per i gol di Gomez e di Abate. Un po' di tensione anche in questi ultimi istanti tra Taxidis del Verona, lo vedete, anche Ostinelli si mette di mezzo. Taxidis, occhio perché c'è grande tensione, sta arrivando anche l'altro guardaline, c'è Pinardi molto agitato, il numero 18 del Vicenza, Pinardi, mentre Taxidis viene portato via dai suoi compagni di squadra. Finisce dunque 2-0 del Verona sul Vicenza, Verona sale a 60 punti, il Vicenza rimane a 29, super spot, poi torniamo per la chiusura. Eccoci dunque immagini da Verona dove i tifosi della formazione gialloblu festeggiano la vittoria, la decima vittoria casalinga consecutiva. 2-0 contro un Vicenza che ha provato tutta nel secondo tempo per rientrare nel match senza però riuscirci. Dunque il Vicenza rimane a 29 punti, rimane in campo Taxidis che viene curato proprio lì nel cerchio di centrocampo dal dottor Luca Sebastiano, il medico sociale del Verona. Taxidis che negli ultimi secondi del match ha avuto uno screzio con Pinardi,